Ragazzi, oggi dovevano uscire in teoria i fantaconsigli della prossima giornata, il turno infrasettimanale, ma non potevo non mostrarvi la sfiga avuta in questa giornata fantacalcistica. Il delirio, ragazzi, il delirio. Siete pronti? Mando la sigla. Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special. Come è andato il vostro fantacalcio? Raccontatemelo qua sotto nei commenti, oltre ovviamente a lasciare un bel like, anche perché ho un po' di compassione nei miei confronti. Io sono contentissimo per il fatto che voi state vincendo i vari fantacalcio. Sto ripostando su Instagram le storie con le vostre vittorie, in caso appunto taggatemi con la storia su Instagram e vi riposto, ok, mi raccomando. E sono felicissimo, ragazzi, per voi. Anche i fantaconsigli di giornata stanno andando alla grande, tra Sanchez, i vari appunto giocatori che stiamo prendendo come Zappacosta e così via, veramente di tutto e di più. E volevo però mostrarvi anche una cosa che mi è arrivata, raga. Guardate qui cosa ho preso su Calcio 2022 IT. Vi ricordo che c'è anche il codice sconto, ragazzi, vi ricordo, codice Carmi, ve lo mostro subito, codice Carmi, 10% di sconto su Calcio 2021 IT. Guardate qui, ho preso la maglia di Buffon del 2003 con ancora con lo stemma quello vecchio, ok. Ho preso la maglia di Gigi Buffon, ragazzi. Perché? Perché ero troppo affezionato a questa maglia. Avevo la versione, diciamo, più scadente quando ero piccolo, presa al mercatino. Invece, se la prendete da Calcio 2022, raga, fatta fighissima. Guardate lì, guardate lì, spettacolare. Ho preso anche come regalo per qualcuno la maglia di Kakà del 2007, questa. Quella era del 2003, questa è di Kakà del 2007. Mamma mia, raga. Che cosa trovate su Calcio 2022 IT? Di tutto, anche maglie retro. Vi spiego anche brevemente come mettere il codice sconto. Vedete lì, c'è buono sconto, inserite Carmi. E poi qui dove c'è osservazioni mettete la maglia gratis che vi viene. Adesso c'è una nuova offerta con tre maglie, con tre capi che comprate vi viene una maglia gratuita, con cinque capi ve ne vengono due, ok? Quindi sfruttate questa offerta. È stata modificata un po', in descrizione trovate sia il link al sito che le varie istruzioni. Poi vi ricordo anche che se ne dovete invece comprare solo una, potete sfruttare il livello Dennis. Quanti ne sono rimasti? Solo tre. Quindi potete avere un completino di calcio a scelta, una maglia e oltre tutte le altre ricompense. Soprattutto se avete vinto il fantacalcio, raga, potete passare la percentuale su tipi. Link in descrizione. Andiamo a vedere i miei fantacalcio. Allora, partiamo dalla Lega Pubblica. Partiamo dalla Lega Pubblica. Ora sono finite le belle notizie. Ce ne sarà solo una probabilmente. Adesso sono tutte cattive notizie. Vediamo se riesco a mostrarvi almeno la Lega Pubblica prima. Ok, eccola qua. Ho fatto 75,5 grazie alla doppietta di Pellegrini, consigliatissimo di giornata, e Pessina, chicca di questa giornata, ha azzeccato anche lui. Non avevo Lukaku questa giornata, quindi ho messo le due punte, 75,5. I primi in classifica sono Rachio Valcano, che passa in testa, attenzione, scavalcando Josip Forever, e terzo ancora solo Tapton. Dai ragazzi, resistete, attenzione, perché il primo posto si porta a casa la tuta della nazionale, mentre gli altri due il completino della nazionale. Così come il punteggio record, sta giornata ci siamo andati vicino, perché ci sono stati punteggi molto molto alti. 99,5 mi pare è stato nella Lega il più alto questa giornata, quindi mi raccomando, schierate sempre la formazione. Come vedete, anche nel finale ci possono essere punteggi molto alti. Andiamo a vedere gli altri fantacalcio. Quelli a quotazione sono quello della Lega privata degli abbonati, dove ho fatto schifo, raga, forse la peggior giornata, perché che sì, mi sbaglia il rigore, Lukaku non mi gioca, Zapata, Ibra, insomma, praticamente zero, Milinkovic, Savic, Soriano, tutti in vacanza, Veretout non c'è, quindi era in crisi la mia squadra,
Quindi faccio un 59 imbarazzante, ragazzi. In classifica perdo un po' di posizioni, 38esimo su 250 che siamo in questo girone, però ci sono anche gli altri due gironi. Vedremo, Albania ancora più vicino alla vittoria per il secondo anno consecutivo. Poi lo porteremo per forza in live, un'intervista gliela faremo. Invece il fantacalcio fatto con i ragazzi, diciamo, di Fantapaz e varie pagine su Instagram, ho perso una batosta 4-0 nel campionato perché Kessié sbaglia il rigore. E in attacco ero indeciso se prendere Insigne o Osimhen al posto di Lukaku. Ho scelto Insigne, raga. Ho scelto Insigne, mannaggia a me, mannaggia. E poi quindi in classifica sono sceso, tipo in una posizione, maledizione. Ma andiamo a vedere Fantacalcio ad asta. Eccoci qua. L'unica vera bella notizia della giornata è questa vittoria per 6-2. Questo mantra che facciamo a coppia, Donnarumma clean sheet, gol di Pessina, Malinowski e Muriel. Abbiamo capito che per vincere un Fantacalcio mantra, tipo a 8 o anche più persone, prendere l'Atalanta, raga, prendete l'Atalanta e vi portate a casa, il Fantacalcio mantra. Mentre il mio avversario aveva Di Marco e Miranchuk, che mi sono cagato un poco sotto, però dai, ci siamo portati a casa. Qui la soglia gol è a 4 punti, per questo vedete un 6-2. Ma rosico un po' perché guardate qui, in classifica siamo primi, ok, a più 3. Il prossimo è a più 5 dal terzo, siamo matematicamente già a podio, però perché rosico un po'? Ah, ovviamente la prossima giornata c'è lo scontro secondo e terzo, sarà decisiva questa giornata, noi dovremo per forza vincere, ma praticamente l'avversario del secondo in classifica, come vedete è finita 4-2, poteva benissimo mettere Osimhen contro lo Spezia, non l'ha messo, ha preferito Skov Olsen e Dybala. Poteva mettere Vlahovic e Osimhen e pareggiare la sfida, invece no. Non commento, non commento. Andiamo avanti, andiamo avanti. Sconfitta per 4-1 contro Coboy Granata. Mi hanno massacrato, raga. Doppietta di Pellegrini, gol di Berardi e Joe Pedro al 93esimo. Pasalic che subentra e fa l'assist. Io avevo De Paul. Karsdorp, ho sbagliato a mettere il 4-1. 4-1 ci ho provato, però perché avevo Politano, avevo Djuric, avevo belle scelte, però. Niente, era meglio col 3-4-1-2, che è il modulo alternativo che io utilizzo, perché in quel modo avrei beccato Martinez, che però era dato un bel ballottaggio, quindi sono andato con una punta. Invece con le due punte avrei effettivamente fatto un gol in più. Tra l'altro 71 e mezzo, non arrivo al 72, perché prendo anche il meno 1 del malus formazione, perché non mi gioca Ziegler, maledetto, e avevo crescito fuori, quindi ho sbagliato effettivamente a mettere 4-1-4-1, ma ho provato questo esperimento così. In classifica vengo raggiunto da Ludovico che era dietro e da Miro, maledizione, e quindi siamo tutti lì in lotta, ma quasi non più per il podio, dove ormai testa di calcio, appunto, come Granata. Diciamo che se lo meritano almeno il podio, perché hanno una bella squadra da primo posto in teoria. Quindi in teoria saremo lì per la lotta al quarto posto, parliamoci chiaro. Adesso viene il bello, ragazzi. Adesso viene il bello. Guardate sta sfida. Non ne posso più, raga. Cioè, non è possibile. Ma guardate lì. Cioè. In un Fantacalcio mantra, faccio con un Soglia gol a 5 punti, faccio 4 gol con Pessina, Malinowski, Sanchez, doppietta, messo assist di Barak. Raga, cioè non ci posso credere, non ci posso credere. 82 e mezzo, non riesco a vincere perché becco un avversario che fa 6 gol in un 94 e mezzo, 94 e mezzo. 94 e mezzo, raga. Perché? E che guardiamo i gol, perché voi dite, saranno tutti fenomeni. Zappa Costa, assist di Barella da subentrato, Gagliardini gol e assist in un mantra. Gagliardini gol e assist 11 e mezzo. Traoré non fa manco oggi 7 e mezzo contro. Osimhen 15, Mayoral 13 e mezzo. Come si fa, ragazzi?
Come siamo? Poi dite, Carmi, ma stanno stai facendo schifo. Ma guardate lì che cosa mi accadono. Mi sto fanno calcio ogni giornata in un mantra, prendo minimo 3 gol. Sta giornata 6. Guardate qui, la classifica, ovviamente. Guardate, sta giornata potevo vincere contro chiunque. Avevo fatto 4 gol, 82 e mezzo, avrei vinto contro chiunque. Contro tutti gli altri avrei vinto. Peccato quello che ne ha fatti 6. E sono stato scavalcato, cioè raggiunto da Paolo, preso da Sporting, cioè ho 84 gol subiti, ragazzi, 84 gol subiti, 20 in più degli altri. Basta, 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 andiamo avanti, andiamo avanti. Cagliarti, cagliarti. E qua ce n'è ancora, qua non è che abbiamo finito, qua 3 a 2, sconfitta per 3 a 2 contro i Pirlas Fuga, erano secondi in classifica, noi primi. Adesso passiamo ai Fantacalcio Classic. Belzelischi 11 e mezzo, Pessina 10 e mezzo, no? Ilicic 7 e mezzo e basta, perché Immobile prende 5, Boga che era dato titolarissimo, poi ci ha dato pacco e entra Acerbi col 4 e mezzo dalla panchina, noi facciamo 74 e mezzo, che comunque non fa da calcio a 10, è un buon punteggio, ti puoi portare. No, perché contro, vabbè, sta giornata poi è stato un delirio, doppietta di Vlahovic e Sanchez. Ok, vabbè, Barella 7 più 1 8 da subentrato e Tomori 11. Tomori 11 ha preso 8, ragazzi. 8 più 3 11, quelli non sapevano neanche di averlo schierato, cioè prende 11 Tomori. Vabbè, 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 andiamo avanti, cioè classifica, siamo ancora primi, però abbiamo perso lo scontro diretto contro i secondi, quindi eravamo a più 9, bastava pareggiare. Se avessimo pareggiato saremmo stati ancora più 9, praticamente, con 3 giornate, cioè ci bastava poi un punto nelle ultime 3 giornate. Invece adesso ne dobbiamo fare ancora 4. Abbiamo perso lo scontro diretto, maledizione, dobbiamo fare ancora 4 punti in 3 giornate, dai. Speriamo di non aver più sta sfiga, cioè tutta la fortuna che abbiamo avuto finora, perché stiamo sculando, non ci meritiamo la vittoria, io lo ammetto, in questo Fantacalcio no, però stiamo sculando alla grande, però alla fine un po' di sfiga la stiamo avendo, anche se anche dietro c'è stato un po' di confusione perché è un delirio sta giornata, chi ha perso 4-3 ad esempio è ancora peggio. Andiamo avanti con no, guardate qui, altra bella giornata, Vlahovic Osimhen e Di Marco contro, quindi, ma c'è, capite, non mi è andato di culo neanche un fantacalcio, cioè l'unica vittoria che ho fatto sta giornata era una vittoria per 6 a 2, per dirvi, cioè incredibile, incredibile. Che vedevo di qua Vlahovic doppietta, Osimhen 15 e Di Marco 10, ok? Un'altra sconfitta. Abbiamo fatto un 70, tra l'altro sfigati perché potevamo mettere Lozano, abbiamo sbagliato, qualche assist che a centrocampo aveva segnato Zaic, maledizione, l'avevo preso Zaic, marcatore improbabile, e invece annullato. E quindi in classifica ancora non è finita per il podio, perché il podio è più 5 e il secondo posto è più 6, è ancora fattibile, ma ci sono veramente troppe squadre in ballo, dovremmo vincere tutte e tre le ultime giornate sperando che gli altri magari fanno tanti pareggio. Questa sfiga che abbiamo avuto di sto fantacalcio è molto improbabile. Quindi non la vedo rosea, pur avendo una squadra comunque abbastanza buona. Qui con i ragazzi streamer, invece, guardate qui, ancora peggio, ancora peggio, raga, ancora peggio. Avevo fatto un buon. Qui il calcolo ancora non è stato fatto. 68 e mezzo più mi entra un 6 di Zaza, mi pare. 74 e mezzo, che non fantacalcio a 10. È anche un buon punteggio. Se non fosse che contro c'ho Mayoral Keita Balde. Cioè, questi mi schierano Keita Balde contro l'Inter, i penultimi in classifica, con attacco Keita Balde, destro Mayoral, io con Caputo, Morata, Muriel. Questi con Keita Balde, Mayoral, me se portano a casa ad un 78 preciso. In realtà poi ci sarà pure un punto di modificatore, andranno forse a 79. Io forse mi scatta pure un punto di modificatore, quindi faccio 75 e mezzo, ma perdo 3 a 2, perdo 3 a 2, ragazzi, non si può così. Cioè, ho tra le peggiori difese anche qui, questo quinto posto probabilmente scendo e soprattutto mi si allontana, credo, il podio, perché il terzo in classifica, se non sbaglio, vince e quindi va a più 9 con 3 giornate dalla fine, praticamente è quasi impossibile andare a podio. È rosico perché la squadra secondo me era buona per andare a podio, diciamo non buonissima, ho fatto qualche errore all'asta di riparazione paradossalmente piuttosto che a quella iniziale,
Però è giusto che venga punito. È giusto che venga punito. E non è finita perché nel fantacalcio, quello con i miei amici, dove ormai non dico che ho abbandonato perché io non abbandono mai, schiero sempre benissimo la formazione, sempre mi raccomando. Però ovviamente i sogni sono spariti. L'obiettivo era non arrivare ultimo, addirittura, e neanche quello è più possibile. Perché? Perché guardate qui. Pareggio 2-2 a causa del gol al 90, ovviamente ad Osimhen che ho contro anche in questo fantacalcio. Gio Pedro segna al 93esimo e io guardate quanto faccio con Zielinski, Pessina, Di Lorenzo, non metto Lozano, neanche fa Brahim Diaz, Rosico un casino per mettere Pedro, maledetto a lui, e ho Belotti e faccio 77 e mezzo, capite? Questo è, la mia stagione fantacalcistica è questa. Sono prima in due fantacalcio, non mi posso neanche lamentare, sono in lotta per il podio in altri due e in altri invece un po' male, soprattutto in questo con i miei amici dove ormai è andata a schifio. Che dire ragazzi, spero voi stia andando bene, meglio, ma i messaggi che mi arrivano sono positivi perché in effetti mi state confortando sul fatto che a voi sta andando meglio e io sono ancora più felice quando è così. Che dire, buona fortuna per questa prossima giornata, il turno infrasettimanale, ci vediamo o stasera in live o direttamente poi domani con il video dei fantaconsigli. Indici di schierabilità, poi ci sarà la live pre-giornata. I marcatori forse saranno nella live proprio pre-giornata. Va bene? Dai, un abbraccio a tutti da Carmi Special. Ah, non vedo l'ora finisca sta stagione, raga. Mamma mia.